1992, nella storia del Cagliari c'è un passaggio di proprietà che diventa determinante, è il passaggio dalla famiglia Urrù alla famiglia Cellino. Massimo Cellino è un imprenditore del grano, il marchio Sam è il suo e di San Luri. È una famiglia che si occupa di farina da tantissimo tempo e probabilmente il legame nasce proprio con la farina, il legame con il calcio. Perché in quegli stessi anni a Foggia c'era Pasquale Casillo che andava per la maggiore e a Napoli Franco Ambrosio, chiamato il re del grano. Curiosamente il Napoli sarà al centro del passaggio tra gli Urrù e il Cellino, soprattutto per una questione, il nodo Fonseca. Fonseca è il giocatore di maggior valore per il Cagliari e probabilmente la valutazione del calciatore è ciò che induce gli Urrù a pensare di cedere alla società. Avevano speso tantissimo negli anni precedenti e i fratelli non tutti erano d'accordo sul proseguire l'avventura con il Cagliari, anche se aveva dato tantissime soddisfazioni, prima con il doppio salto dalla C alla A e poi con la conferma, prima con Ranieri e poi con Mazzone. Però non volevano esagerare, avevano paura che qualcosa andasse storto, avevano vissuto gli anni peggiori e quindi decisero di cedere la società. Vendere Fonseca poteva essere il modo per recuperare quei soldi, ma loro Fonseca non volevano venderlo perché sarebbe stato impopolare e preferivano lasciare il Cagliari in punta di piedi con l'immagine che si erano costruiti, quelle dei gentiluomini che romanticamente avevano salvato la squadra rossoblù. I soldi che vale Fonseca sono la cifra che probabilmente concordano gli Urrù con Cellino. Ora dovevano stabilire in che modo però far passare questi soldi. Se vendere la società a un determinato prezzo e poi sarebbe stato Cellino a incassare i soldi di Fonseca, o se incassare i soldi di Fonseca, facilitati magari dal rapporto che Cellino aveva con Ambrosio, e fare in modo che poi lo stesso Cellino diventasse il nuovo presidente del Cagliari. La cessione è comunque impopolare, su questo nodo infatti si sono rimbalzate le responsabilità. Negli anni non è stato mai chiarito se a vendere Fonseca sia stato il neo presidente Cellino oppure precedentemente gli Urrù. Sta di fatto che intorno a quella cifra c'è stato il passaggio. Un dato però lo abbiamo scoperto attraverso le interviste che abbiamo realizzato negli anni, l'ultima delle quali è stata quella con Luis Oliveira, che quando parla del suo passaggio al Cagliari dice nelle sue interviste rilasciate a 100 Rossoblù che a un certo punto durante la stagione precedente al suo arrivo a Cagliari si presentò Carmine Longo insieme a un giovane presidente e il giovane presidente era Massimo Cellino, senza che ancora fosse il presidente del Cagliari. Quindi le operazioni di cessione del Cagliari erano iniziate molto prima e Oliveira doveva essere proprio il sostituto di Fonseca. Quindi chi ha incassato i soldi di Fonseca non ha rilievo, perché comunque sia la dimostrazione avviene dal fatto che Fonseca fosse al centro di questa operazione. Gli Urrù volevano recuperare i soldi investiti, Cellino voleva entrare in un mercato che probabilmente lo aveva incuriosito anche per effetto di ciò che gli avevano raccontato i suoi, chiamiamoli, colleghi del grano, Casillo appunto per il Foggia e Ambrosio per il Napoli. È venuto una volta, l'ho saputo dopo, no? Carmine Longo. Mi ha detto anche Jean Dox, guarda che stasera c'è qualcuno della Sardegna, del Cagliari che viene a vedere. E dico, Sardegna? Ma dove è la Sardegna? Ma ti giuro veramente. Quella partita subito dopo un quarto d'ora ho fatto subito gol. Il primo tempo vincevo 1-0, alla fine ho vinto 3-0. E mi ricordo che è venuto anche una volta Massimo Cellino, insieme a Carmine Longo, perché l'ho visto di sfuggita perché c'era il mio procuratore Sergio Berti, io siccome non conoscevo, ma di questi sono due italiani là. Vabbè, l'ho visto così di sfuggita e sono andato su. Che i rapporti tra Cagliari e Napoli con Cellino siano particolari lo dimostra un'altra operazione, il nodo relativo a Giorgio Bresciani. Il primo che viene acquistato per essere dato in pasto alla stampa è appunto l'ex attaccante del Torino. Un ex attaccante che arriva a Cagliari ma non gioca mai con la maglia rossoblù. Finirà al Napoli, curiosamente, e finisce per essere al centro appunto di tutta la vicenda. Bresciani non era probabilmente il giocatore giusto per sostituire Fonseca, ma in qualche modo dovevamo
trovare qualcuno da proporre che fosse conosciuto, perché Luis Oliveira arrivava da una condizione di totale estraneità, non lo conosceva nessuno, era un giovane promettente ma poco di più. Non bastava certo nella stampa, per la stampa e per i tifosi, proporre un nome come Oliveira in cambio del nome di Fonseca. Il che, insomma, con Bresciani ha preso tempo, perché voleva in qualche modo aspettare che Oliveira dimostrasse il suo valore. Serviva per l'estate Bresciani e poco più per il mese di settembre, perché poi il Cagliari comunque da questo passaggio è un Cagliari più forte, quello che viene fuori, non tanto per il cambio tra Fonseca, Oliveira o Bresciani, quanto per gli altri giocatori che arrivano. Infatti, oltre a Luis Oliveira, che poi si dimostrerà essere un attaccante di razza, arrivano anche Checco Moriero, un'ala velocissima, molto promettente, che arriva dal Lecce, e torna soprattutto Vittorio Pugedu. Ricordate il nodo legato all'esterno di sinistra? Bene, Pugedu aveva lasciato il Cagliari una decina d'anni prima, era promettente, era stato sacrificato per fare cazza ed era stato venduto al Torino. Ora l'attaccante, che nel frattempo è diventato un esterno di Bugerru, un esterno sinistro che fa tanti gol, finisce per ritornare a Cagliari e sarà Mazzone a doversi gestire un giocatore di questo talento, perché comunque il piede sinistro di Pugedu è un piede sinistro nato sotto il mito di Riva. Nel mercato del Cagliari c'è tanto anche da benturare, quasi fosse proprio il grano, e infatti oltre a quello che è il grano buono c'è anche qualcosa che viene dato in pasto alla gente e di fatto si dimostra essere poco trattabile, non si può far farina. Uno di questi è il quarto straniero. L'anno 1992 è l'anno in cui la Lega Italiana permette l'arrivo di un quarto straniero. L'importante è che tra panchina e campo ce ne siano sempre tre. Il quarto straniero che arriva è il biondo Marcelo Tequeira, anche lui uruguaiano, un giocatore si dice promettente, il Maradona biondo, dicono in Sud America. Beh, di biondo c'è sicuramente il fatto che avesse i capelli, ma di Maradona non c'era assolutamente proprio niente. Provate a immaginare che reazione può aver avuto Carletto Mazzone alla presenza di Tequeira, quando ha conosciuto Marcelo Tequeira. Arriva questo ragazzino biondo, molto delicato, carino, sembrava più che altro il protagonista del Tempo delle Mele, ma a Cagliari doveva fare il calciatore, mestiere che per Mazzone era di tutt'altro spessore. Anche quelli che sembrano scarti finiscono per essere poi dei calciatori che saranno utilissimi alla causa rossoblù, perché gli altri tre che arrivano sono Francesco Bellucci, un difensore dal Bari, un altro è Giuseppe Pancaro, arriva dalle categorie inferiori ma diventerà un grandissimo calciatore, l'altro ancora è Marco Sanna, un lavoratore del centrocampo, un impiegato del centrocampo, ma di quelli che diventano affidabilissimi, sarà lui a marcare Roberto Baggio per sconfiggere la Juventus. L'impronta di Mazzone è certamente determinante per il Cagliari, perché il presidente Cellino ancora non è un presidente che conosce il calcio, non è un presidente che può essere lui a mettere un'impronta tecnica e tattica a quella che è la vicenda rossoblù. Mazzone comanda un po' tutto in questa fase, chiaramente insieme a Carmine Longo, che però perde punti perché Cellino piano piano vuole recuperare la dimensione anche di padrone che non può affidare ad altri il destino della sua società. Quindi Mazzone cosa fa? Guida il presidente, gli fa un po' da maestro nel calcio, contemporaneamente costruisce la squadra e gestisce lo spogliatoio. Da padre padrone, perché quando serve sa alzare anche la voce. Il primo provvedimento che sorprende, ad esempio, nell'avvio del campionato, prima partita in casa contro la Juventus, è l'esclusione di Pugedu. Non l'aveva visto molto attento, secondo lui, durante la settimana, e quindi manda subito un segnale. Qui non c'è nessuno di intoccabile. Un modo per chiamare anche gli altri all'attenti e fare in modo che durante la stagione non ci fossero cali di tensione. L'avvio è chiaramente difficile, hai perso Fonseca che era uno dei finalizzatori della squadra, era colui che aveva fatto il maggior numero di gol per la salvezza precedente, hai portato dentro giocatori che devono contribuire ognuno nella sua parte per riuscire a essere squadra e far crescere il rendimento generale. Quindi nelle prime giornate le cose non vanno molto bene, però già alla settima giornata c'è una curiosità, il cannoniere è Vittorio Pugedu, pensate, escluso alla prima giornata, firma
due dei gol più importanti nel proseguo della stagione. Il suo sinistro è proverbiale. Pugedo segna in casa contro la Roma e si vince 1-0 e segna uno dei primi gol in trasferta contro il Brescia. Sono due vittorie fondamentali, danno 4 punti che scuotono il Cagliari dopo l'avvio che era andato a rilento. Ogni tanto una sconfitta, ma poi 3 vittorie di fila e in questo caso iniziano a segnare anche altri calciatori. Inizia a segnare Francescoli, ad esempio, e inizia a segnare Oliveira, Luis Oliveira, lo sconosciuto, il belga brasiliano che affiancherà dopo un certo numero di giornate proprio Pugeddu nella classifica marcatori del Cagliari, finiranno entrambi a quota 3. Non ci sono squadre che ammazzano il campionato e questo permette al Cagliari di Mazzone di poter avere un passo che fa star là la squadra, nel mezzo sei sempre a rischio perché bastano 2 o 3 sconfitte di fila e rischi di ritrovarti praticamente nella zona bassa della classifica. Ricordo che si andava per 18 squadre, cioè il campionato era 18 squadre ma ne retrocedevano 4, quindi per non retrocedere dovevi arrivare 13esimo. Oggi quando si parla di 13esimo posto si sta parlando di un grandissimo successo e per poter stare quindi in una zona in cui non correvi pericoli non dovevi perdere più di due partite consecutive. Il Cagliari non le ha mai perse, questo è il vantaggio, l'equilibrio del campionato, la costanza del Cagliari, lo abbiamo già detto prima, questi aspetti sono quelli fondamentali per poter andare avanti, per poter essere là nel momento in cui poi si dovrà decidere quale squadra o quali squadre dovranno andare in Europa, quali squadre dovranno retrocedere e soprattutto chi vincerà il campionato. Non è più il Cagliari che dipende da pochi uomini, è un Cagliari che accende ogni tanto un nuovo protagonista. Aveva iniziato con i gol di Pugeddu, aveva proseguito con quelli di Oliveira e chiaramente di Francescoli e poi ecco Massimiliano Cappioli. Il giovane l'anno prima non era stato tanto utile al Cagliari perché si era infortunato, nel 92-93 diventa invece determinante per la stagione del Cagliari. Firma 3 gol consecutivi in 3 partite consecutive, 2 dei quali, distanziati chiaramente da una partita interna, all'Olimpico di Roma, praticamente casa sua. Firma il gol della vittoria contro la Lazio, firma il gol in casa per la vittoria del Cagliari tra le mura amiche e infine il gol del pareggio contro la Roma. Quindi Lazio e Atalanta sconfitte, Roma con la quale hai pareggiato, non stai giocando con squadrette qualsiasi, stai giocando con grandi forze del campionato e arrivi ormai a ridosso di quella che è la 5ª posizione, la 6ª posizione, lì il profumo è profumo d'Europa. Il Cagliari sente quindi la possibilità di potersi qualificare per l'Europa e chi può essere il giocatore che a questo punto prende per mano la squadra? Uno abituato agli scontri internazionali, Enzo Francescoli, è lui che inizia a segnare. A Torino è protagonista di una partita meravigliosa, il Cagliari vince in trasferta 5-0, lui firma una doppietta ma permette anche agli altri di segnare, ancora Pugeddu, ancora Oliveira. Insomma, Francescoli è l'uomo determinante perché il Cagliari potesse mettere insieme nel finale di stagione gli ultimi punti che servivano per il 6º posto. Il 6º posto vale l'Europa. Il Cagliari si classifica per poter disputare l'anno successivo la Coppa UEFA. Che il Cagliari non dipenda più da pochi calciatori lo dimostra il fatto che a fine stagione i cannonieri saranno 4, tutti appaiati a 7 reti. Il primo è Pugeddu, il fluidificante di sinistra, un difensore. 7 gol sono tantissimi per chi interpreta quel ruolo. Poi con lui Francescoli, il principe, l'unico principe che capiterà in Italia perché Milito è semplicemente un accostamento, non può essere assolutamente paragonato al giocatore che abbiamo visto in Italia, ma anche negli anni successivi giocare nuovamente in Sud America e conquistare ancora tanti trofei. E poi Oliveira, Lulu Oliveira, il giocatore brasiliano che era arrivato dal Brasile senza conoscere la neve, che aveva trovato un impatto devastante in Belgio, che era cresciuto addirittura lucidando le scarpe dei calciatori che poi saranno i suoi compagni, che dipenderanno da lui nei risultati dell'Anderlecht nel campionato belga quando Oliveira diventerà un po' più grande. E infine Massimiliano Cappioli, l'acquisto che non era un acquisto perché era un giocatore infortunato l'anno prima che non avevi mai utilizzato, ma che poi nel momento in cui riprende a essere il cavallo pazzo che si conosceva
riceveva da un contributo essenziale alla conquista di uno dei risultati storici del Cagliari, perché l'Europa, la Coppa UEFA, permetterà al Cagliari di entrare nella storia ancora una volta nel tentativo di diventare, come nel 1970, grande protagonista. E se non lo sarà, è per un 12 aprile che va esattamente al contrario di come era andato il 12 aprile 1970. Un po' di anni dopo, il 12 aprile 1994, succederà l'esatto contrario e purtroppo interromperà un cammino che però appassionerà tutti i tifosi del Cagliari, non solamente quelli che stanno in Sardegna, ma quelli soprattutto sparsi per il mondo. Un'altra notte magica per i tifosi rosso-blu. Il Cagliari, dopo 23 anni, è nuovamente in Europa per disputare la Coppa UEFA. Nel 1970 furono Riva, Nenè, Domenghini, Albertosi, Cera, Greatti a rappresentare l'Italia in Coppa Campioni. Una partecipazione durata appena due turni, giusto il tempo per superare il Saint-Étienne e poi essere eliminati dall'Atletico Madrid. Domani saranno i Matteoli, i Francescoli, i Pugeddu a fare felici gli emigrati sardi sparpagliati per l'Europa. Un traguardo inimmaginabile, quasi storico per il Cagliari, sei anni fa rilevato in Serie C dalla famiglia Roux, che evitò così il fallimento della società.